certo, poi fra l'altro questo è un posto dove io ricominciai la mia avventura di cantante e di frontman degli Stadi dopo che avevo avuto l'ictus nel 2003, quindi insomma è un posto che mi ricorda così, una ripresa, una rinascita, per cui è un posto che mi dà sempre belle sensazioni. Quest'anno poi con la vittoria di Sanremo ci sono stati tutti molto vicini, hanno tutto. Siamo diventati un po' come Miss Italia, ci vogliono un po' tutti, quest'anno è un bel momento. Un po' così, un po' rattristato dal fatto che non può esserci Giovanni, che insomma, è con me il socio fondatore del gruppo, perché insomma io tutte le volte che salgo sul palco, cioè, la sento la sua mancanza. Però sì, è comunque un bell'anno, adesso Giovanni si sta riprendendo, speriamo che possa essere dei nostri al più presto. Vasco, io e Vasco facciamo delle incursioni nella nostra vita, noi siamo una vita che ci facciamo delle incursioni a vicenda, perché siamo due amici, due persone che sono legati da una profonda stima e poi siamo due persone che facciamo bene il nostro lavoro, poi fondamentalmente, cioè cerchiamo di farlo bene, ecco, questa è la cosa che ci accomuna, siamo due appassionati di quello che facciamo, siamo due persone che abbiamo cercato di fare della nostra carriera qualcosa di molto gratificante per noi che saliamo sul palco, ma soprattutto per le persone che ci vengono a vedere, che accomunando i nostri discorsi, le nostre canzoni a quello che è il desiderio delle persone di trovare nella musica dei significati e dei contenuti. A Marco Pantani l'ho promesso alla Tonina, alla sua mamma, che io finché salirò sul palco ricorderò due persone in particolar modo. Una è Lucio, che è stato il mio maestro, è stato l'artista. Assoluta, però le due volte che l'ho visto mi sembrava di averlo conosciuto da sempre, è un po' l'immagine della mia terra, della Romagna, per cui, poi perché è stato un grande campione, poi è stato un uomo anche un po' bistrattato da una certa idea che alle volte dalla stampa vuol dare di una persona, non andando invece a conoscere la verità. Sono la verità, grazie a Dio, sta venendo fuori e ancora di più mi sento di essere fra le persone che possono dire la verità. Non è stato un grande campione, ma è stato anche una persona profondamente onesta. Io invece ci vado poco, purtroppo. Lui so invece che è un gran ciclista, è uno che si allena, anche lì bisogna allenarsi. Io ho fatto un sacco di sport, ma io non ho fatto nessuno bene. La mia vera passione è la pallacanestro. Infatti, se non avessi fatto il musicista, probabilmente giocavo a basket, non avrei avuto sicuramente il successo che ho avuto cantando. Però lo sport è una cosa che mi piace molto. Adesso purtroppo sono uno sportivo da poltrona più che da uno che lo pratica. La Juventus è una grande squadra. Fra l'altro sono pieno di amici nella Juventus. La mia più grande amica è Maria La Scirea, per cui cioè, vabbè, è chiaro che il tifo è stupido, è becero. Quindi il tifo di un tifoso della Fiorentina, quando vede il bianconero, prova delle strane sensazioni, però poi ci sono le amicizie. Poi io in questo momento sto scrivendo, e l'ho anche raccontato a un paio di tuoi colleghi, una canzone che probabilmente sarà dedicata a Buffon, perché lui è. Io ho ricevuto in dono, come una sorta di eredità, da Roberto Roversi delle poesie, e una di queste si chiama Il portiere. E io all'inizio non l'avevo identificato in lui, questa figura, cercavo una figura per poi ispirarmi e poter scrivere la musica su questa meravigliosa poesia. Poi dopo gli europei, dopo questa stagione che lui ha fatto, dopo tutta questa lunga carriera che mi sono andato così anche un po' così a leggere fra le parole, ho scoperto che invece forse quella canzone lì è proprio un po' chi potrebbe rappresentare fisicamente quella canzone, quella poesia, che ancora non è una canzone perché la musica la devo ancora scrivere, la scriverò, è proprio lui, insomma, dice all'inizio sono il guardiano del bosco, tengo a bada i leoni, io credo che sia proprio lui, sia la figura di un grande domatore di leoni, lui l'ha sempre fatto in tanti anni di carriera e mi piace immaginarmelo così e credo che a breve verrà fuori una canzone con una poesia meravigliosa di Roberto Roversi, dove io spero di potersi mettere una musica altrettanto bella.
C'ero andato anche con Lucio Dalla. Battistelli non lo sa, ma io c'ero già andato, era la seconda volta che ci andavo. La prima volta c'ero andato con Lucio perché lui era un grande estimatore di Burri. Era un uomo che aveva, Lucio aveva una grande cultura e conoscenza dell'arte. Era quasi un tale scout anche in quello. Per cui mi fece fare, ero in macchina con lui, mi fece fare, non so da dove venivamo, disse no, se possiamo andare a Città di Castello perché andiamo, dobbiamo andare a vedere il Museo Burri. E infatti fu la prima volta che vi, poi la seconda volta invece sono stato al Nuovo con Battistelli. Quindi Burri lo conosco abbastanza bene, perché è un po' la nostra storia, noi siamo nati così, siamo nati come un gruppo che ha sempre fatto una sorta di bottega. E quindi in una bottega non ci puoi stare da solo, se no è meglio che la chiudi la bottega. La bottega la devi condividere, un po' il laboratorio. E quindi è un po' una cultura che ci ha messo in testa Lucio questa. Quando lui amava, tutti lo davano, delle volte diceva ancora, adesso fa il duetto, adesso fa la tournée con questo, fa la tournée. Ma Lucio non lo faceva perché aveva bisogno di quello o di quell'altro, lo faceva perché si divertiva di più. A stare sul palco con De Gregori si divertiva di più che starci da solo, oppure con Morandi si divertiva di più e sapeva che facendoli insieme certe cose poi si facevano anche meglio. Poi è chiaro, questa è un po' la caratteristica che ci ha un po' inculcato lui e questo è un po' il nostro modo di fare musica, quindi noi continuiamo a lavorare in questo modo perché ci divertiamo anche a farlo in questo modo. Non è mica chiamato solo me, ci ha chiamato in tre e poi dopo lì è stata quella specie di piccola così gogna, chiaramente simpatica e divertente, che è stato star sul palco. Noi, io e Giovanni ci guardavamo perché siamo quelli che li abbiamo vissuti tutti in Sanremo. E quando siamo saliti con gli altri due, con la Michelin e Iurato e Caccamo, e noi eravamo tranquillamente convinti di essere arrivati terzi, per cui noi lo stress non l'abbiamo. Poi pian pianino diceva, terzo è arrivato quello, allora a un certo punto diceva, vabbè, si è arrivati secondi e non mai pensavamo di vincere, insomma era una cosa che non era nelle nostre aspettative, poi chiaro è arrivata e siamo molto contenti.